benvenuti. Oggi a CDC vi presento un documentario abbastanza insolito e molto ambizioso, che si propone di rivisitare i luoghi comuni che, senza magari neanche rendercene conto, noi continuiamo a perpetuare sulla preistoria, sugli uomini e le donne della preistoria. Il titolo è Lady Sapiens, che poi sarebbe scherzosamente il femminile di Homo Sapiens. Qual è l'idea? L'idea è che noi, come dire, nella storia conosciamo quasi soltanto società maschiliste e patriarcali, in cui c'è una nettissima divisione di ruoli. E un po' automaticamente tendiamo a pensare la stessa cosa anche della preistoria, di cui in realtà non sappiamo quasi nulla. Però diamo un po' per scontato che anche lì ci fosse una netta divisione dei ruoli, con gli uomini che vanno a caccia, le donne che si limitano a raccogliere i frutti selvatici e poi si occupano dei bambini, naturalmente, della famiglia, eccetera. Documentario parte dalla premessa che questo appunto è un luogo comune, è un pregiudizio. Noi non lo sappiamo. E se provassimo a vedere le cose partendo da un pregiudizio opposto, dall'idea che magari invece la distinzione fra i sessi non era così netta, cosa verrebbe fuori? Come vedrete, è molto interessante vedere questa ipotesi messa a confronto con i ragionamenti degli studiosi, i quali sono molto attenti a dire attenzione, perché noi abbiamo soltanto resti archeologici. E a un resto archeologico puoi far dire quasi tutto quello che vuoi. A proposito di questo argomento, uno dei nostri corrispondenti più affezionati, che è Son Sei, ci chiede un'informazione specifica. Cosa sono le veneri paleolitiche e cosa raccontano del tipo di sistema sociale della preistoria? Allora, sapete cosa sono le veneri paleolitiche? Sono quelle statuette, risalenti appunto all'età della pietra, statuette di donne, di piccole dimensioni, al massimo possono arrivare a una ventina di centimetri, ma a volte sono anche soltanto 4-5 centimetri. Sono inequivocabilmente donne e lo si capisce perché hanno in realtà una rappresentazione che a noi sembra deformata del corpo femminile, con gli attributi sessuali e i glutei in estrema evidenza. Mentre per esempio il volto è quasi non c'è, ecco, praticamente. Queste statuette, da quando si è cominciato a trovarle, e se ne trovano in tutta l'area europea, dall'Atlantico alla Siberia, hanno posto ovviamente dei grossi problemi. I primi che le hanno trovate, per scherzo, hanno detto: ma erano così le donne della preistoria. In realtà non è neanche uno scherzo, perché c'è una scuola che dice: ma non è impossibile. Ci sono anche in epoche più recenti a noi popoli che vivono praticamente all'età della pietra, come erano i Boshimani nell'Africa del Sud, dove le donne hanno effettivamente uno sviluppo abnorme dei glutei, delle cosce. Quindi c'è chi seriamente dice: non vedo perché non possano essere queste statuette interpretazioni realistiche. La tendenza dominante è invece a vedere qualche cosa di simbolico. Qualcosa di simbolico in questi organi sessuali estremamente vistosi. E allora cosa vuol dire? Simbolico di cosa? Come vedete, noi siamo costretti a ragionare con la nostra testa per cercare di capire cosa volevano fare gli uomini primitivi quando producevano certi oggetti. Ragionando con la nostra testa, viene da dire: qui gli organi sessuali femminili sono evidentemente al centro di una visione del mondo. Hanno capito che la vita è lì, che la donna genera la vita. E quindi probabilmente c'è anche un culto religioso. Queste statuette sono oggetti di un culto religioso, il culto della grande madre. Tutte queste sono speculazioni, ma è l'unico modo che abbiamo per dare un senso a questi oggetti. E non è affatto impossibile che sia davvero così. Naturalmente, se noi pensiamo che i popoli primitivi avessero culti di questo genere, viene da chiedersi quand'è che questi culti sono stati abbandonati e perché. È un po' quello che scrive Michela, la quale dice: perché a un certo punto della preistoria le divinità femminili sono messe da parte per dare maggiore rilievo alle divinità maschili? Intendiamoci, anche qui mi ripeto, va bene, tocca dirlo: noi non sappiamo niente.
Noi non sappiamo bene che divinità avessero gli uomini dell'età della pietra. Possiamo cercare di indovinare da indizi. Se davvero a un certo punto culti femminili come quello della Grande Madre vengono soppiantati da altri culti, che ne so, di divinità maschili guerriere, per esempio, allora certo noi siamo tentati di vederci un passaggio da un tipo di società a un altro, da un certo ruolo della donna a un altro. E questo è perfettamente possibile. Salvo che, un'ultima avvertenza, attenzione a dare troppa importanza al fatto che le divinità adorate o venerate, le grandi figure divine venerate da una certa epoca, siano molto significative nel loro essere uomini oppure donne. Perché allora cosa dovremmo pensare del fatto che nel corso del Medioevo, nel mondo cristiano, il culto di Maria si impone con enorme forza, tanto che Maria diventa una figura onnipresente e noi abbiamo tantissime testimonianze di uomini di potere, sempre uomini naturalmente, no? Re, guerrieri, vescovi, devotissimi a Maria. Ecco, certo, significa che nel loro mondo la donna esiste, e come? Nella loro visione del mondo esiste, e come? Ma il fatto di inginocchiarsi davanti all'altare di Maria non vuol dire che tu non abbia un'idea poi maschilista e patriarcale della società in cui vivi. Alla fine l'insegnamento più importante è che in questi ambiti non esiste, forse non esisterà mai, una verità sicura. Ma il bello è proprio di continuare a ragionare, a discutere e a cercare di capire. Buona visione. I ricercatori studiano e analizzano fossili di resti umani da più di 150 anni. Vogliono capire meglio la storia dei nostri antenati Homo sapiens, migrati dall'Africa all'Eurasia circa 45.000 anni fa. I primi studiosi della preistoria consideravano l'uomo del Paleolitico come un eroe cacciatore che da solo avrebbe assicurato l'evoluzione e la sopravvivenza della specie umana. La donna era invisibile, assente, confinata in una grotta nel ruolo di madre e custode del focolare. Scoperte recenti e nuove indagini restituiscono un ritratto molto diverso della figura femminile nell'era glaciale. Abbiamo sempre pensato che i maschi adulti nel pieno delle forze fossero il fulcro su cui poggiavano le società dell'era glaciale, ma non è così. Oggi il mistero comincia a svelarsi e i contorni della donna preistorica si fanno via via più nitidi. Era rispettata, stimata, venerata. La donna contribuiva attivamente alla sopravvivenza del suo clan. È giunto il momento di riaprire il grande libro della preistoria per svelare il vero volto di Lady Sapiens. Nella grotta del Caviglione, in Italia, gli archeologi hanno ritrovato uno scheletro umano risalente a 24.000 anni fa. A quel tempo, i nostri antenati Homo sapiens, organizzati in piccole tribù di cacciatori e raccoglitori, occupavano questo territorio. I resti fossili indicano che questo individuo era di statura elevata e dotato di una potente muscolatura.
Gli oggetti preziosi del corredo funebre testimoniano il rispetto di cui godeva nella tribù. Si tratta di una sepoltura di alto rango. Non tutte le persone importanti venivano seppellite in modo così regale, con un elaborato rito funebre incentrato sulla figura del cavallo. Davanti al volto era stato posto un punzone in osso di cavallo, sopra la tomba un ciondolo scolpito nel metacarpo di un cavallo e a 1,60 m dal piano dell'inumazione su una parete si trova una magnifica incisione che raffigura un cavallo. Il corpo era ricoperto di ocra rossa, la testa ornata da una splendida cuffia fatta di conchiglie del Mediterraneo e da un centinaio di denti di cervo. La tomba conteneva anche due punte di armi da caccia, il che fa pensare che il personaggio fosse un cacciatore. E questo ci dice indirettamente che c'era una spiritualità in queste comunità antiche, tanto da dover fornire i loro membri più importanti di una serie di oggetti utili per questo viaggio, per la vita dopo la morte. Dal 1872, anno della scoperta, e per oltre un secolo, gli scienziati erano convinti di avere trovato i resti di un uomo importante. A quell'epoca gli studiosi di preistoria tendevano a sminuire il ruolo della donna nell'evoluzione umana. Nel XIX secolo la paleontologia era una scienza riservata agli uomini. Dobbiamo pensare che nella società dell'Ottocento le donne non godevano di grande considerazione. Spesso restavano in casa. Erano gli uomini ad avere un ruolo economico e sociale importante. E così per anni si è pensato che nel Paleolitico accadesse più o meno la stessa cosa. È l'uomo cacciatore che fa fare progressi all'umanità. La donna invece è completamente dimenticata, di lei non si parla o, se se ne parla, la si immagina come custode del focolare, intenta a occuparsi dei bambini. Le ossa vengono sottoposte a un nuovo studio nel 1995. Fortunatamente il bacino, che è un osso molto fragile, era ben conservato. Le nuove analisi rivelano agli archeologi una grande sorpresa. Mia moglie, Marie Antoinette Delamly, osservando lo scheletro conservato al Musée de l'Homme, si accorse che la cavità dell'osso iliaco era particolarmente ampia, dunque era di una donna. Questo arco ci dà la misura della larghezza del bacino. Il bacino di una donna, per agevolare il parto, è più ampio di quello di un uomo. Le nuove misurazioni hanno dimostrato senza dubbio che lo scheletro è quello di una donna. Una scoperta che ha destato stupore nel mondo della paleontologia, perché andava contro l'idea accreditata che assegnava ai cacciatori maschi i ruoli essenziali e vedeva in loro gli attori principali dell'evoluzione umana. Il ragionamento era questo: se l'ominazione è basata sulla caccia, dovrebbe riguardare solo i maschi. Quindi la donna non ha partecipato all'evoluzione dell'umanità. Ma se le donne della preistoria sono state in gran parte dimenticate, qual è la loro vera storia? Per rispondere a questa domanda, gli scienziati hanno iniziato a identificarle nelle sepolture. L'indizio più affidabile per stabilire il sesso di un organismo fossile è il DNA. Ma questa tecnica distrugge parte del fossile ed estrarne un campione significativo è quasi impossibile su ossa vecchie più di 100.000 anni. All'Università Paul Sabatier di Tolosa, il professore José Braga sta sviluppando una nuova tecnica, basata sullo studio di teschi fossili vecchi milioni di anni, in grado di determinarne il sesso. Grazie a questo microtomografo a raggi X, che permette di vedere l'interno di un osso senza tagliarlo, il paleoantropologo è in grado di ricostruire l'orecchio interno dei crani fossili. Attraverso un fascio di raggi X, oggi è possibile guardare l'interno di un cranio fossile. Avendo la possibilità di accedervi, si riescono a osservare anche strutture molto piccole, che altrimenti resterebbero invisibili.
Grazie a un software 3D, José Braga è in grado di ricostruire l'orecchio interno a partire dalle immagini fornite dal microtomografo, con un grado di precisione pari a un quarto dello spessore di un capello. La microtomografia consente di ottenere una serie di sezioni trasversali, come quella che vi sto mostrando. All'interno dell'osso, qui rappresentato in bianco, si vede comparire un vuoto dalla forma particolare. Si tratta dello spazio lasciato da un organo che è scomparso dopo la morte dell'individuo. L'organo dell'udito, che si chiama coclea, perché ricorda il guscio di una lumaca e ha la forma di una spirale. Le curve di questa spirale hanno un andamento unico in ciascuno di noi, ci contraddistinguono come le impronte digitali e permettono agli scienziati di riconoscere il sesso. La coclea delle donne è diversa da quella maschile. Sull'estremità superiore vi è una torsione più accentuata. Avevamo buoni motivi di pensare che ci fossero delle differenze tra maschio e femmina, perché misurando la precisione con la quale la nostra specie percepisce le alte frequenze, ci si accorge che le donne hanno una sensibilità maggiore e una migliore capacità discriminante rispetto agli uomini. E in questo modo si ha il 95% di probabilità di determinare correttamente il sesso di un individuo. Lo studio delle ossa del bacino, del DNA e l'analisi dell'orecchio interno di crani fossili ci permettono oggi di riconoscere le donne dei tempi antichi. Grazie a queste preziose informazioni, ora è possibile sapere di più sul ruolo delle donne nelle società primitive. La caccia, attività emblematica della preistoria, era praticata soltanto dagli uomini? Per rispondere a questa domanda, gli scienziati hanno studiato un gesto sportivo particolare. Molto simile al lancio di una zagaglia utilizzata dai cacciatori preistorici circa 20.000 anni fa, il tiro del giavellotto lascia tracce indelebili. Questo gesto violento imprime il suo marchio sulle ossa del braccio a livello delle articolazioni. Yonae Guy, campionessa francese di lancio del giavellotto, conosce bene le lesioni causate da questa disciplina. Il lancio del giavellotto è uno sport che implica parecchi traumi. Le lesioni più comuni a cui va incontro il lanciatore sono quelle della spalla e del gomito. Nel gomito la parte più interessata è quella interna, dove si può sviluppare una tendinite. Nei casi più gravi si può arrivare allo stiramento dei legamenti o anche a una lussazione. Sébastien Villot, ricercatore dell'Università di Bordeaux, ha individuato questi traumatismi su ossa umane risalenti al Paleolitico. Analizzando l'articolazione del gomito sui resti scoperti nell'Italia del Nord, ha rilevato alcuni segni indicatori di un'azione ripetuta, quella del lancio. Dans cette zone... In questa zona si può notare un lieve rimodellamento che sembrerebbe essere la cicatrizzazione di una minuscola lacerazione ossea. Ho fatto questa osservazione in altri individui del Paleolitico superiore, in generale in molte collezioni preistoriche europee, e quasi esclusivamente negli uomini. È una lesione che si verifica soprattutto in seguito a un'azione come quella del lancio. Le prime idee che associamo a questa parola sono il lancio del giavellotto, l'uso di un propulsore e l'uso di armi da caccia. Se i segni sulle ossa provocati da questo movimento sono presenti soltanto sui fossili maschili, significa che le donne della preistoria non cacciavano? In Sud America, alcuni ricercatori hanno fatto una scoperta eccezionale che contrasta con questa ipotesi.
Nel 2018, sulle montagne peruviane, l'archeologo Randy Haas dell'Università della California ha rinvenuto 6 punte di armi da caccia in una sepoltura femminile di 9.000 anni fa. Riesaminando una ventina di tombe della regione, il suo studio dimostra che in questo gruppo umano le donne cacciavano grandi prede, esattamente come gli uomini. Nella preistoria, queste donne andine sono un caso isolato? Diversi studi hanno dimostrato che nel Paleolitico vi erano molteplici culture. In alcune società paleolitiche c'erano donne che cacciavano, in altre c'erano donne che non cacciavano. Sarebbe un po' forzato pensare che esistano attività universali maschili e attività universali femminili. Anche se è vero che la caccia grossa è generalmente praticata dai maschi, ci sono esempi etnografici, come gli Acta nelle Filippine, in cui le donne cacciano con il macete, con l'arco e con le frecce. La donna cacciava anche piccole prede o le catturava. Lo testimoniano molti esempi etnografici. Questo tipo di caccia forniva un approvvigionamento alimentare molto più stabile, più affidabile della caccia ai grandi animali, che invece era più incerta. Circa il 70% del cibo proveniva dalla piccola selvaggina, dalla raccolta di vegetali e dalla pesca. Il ruolo della donna preistorica nella caccia alla piccola e alla grande selvaggina sembra oggi incontestabile. Ma gli studi sulle tribù di cacciatori attuali suggeriscono che la più grande fonte economica dei gruppi umani fosse la raccolta. Questa pratica offriva molti benefici. Nel sito di Ohalo in Israele, sulle rive del lago di Tiberiade, all'interno di un'abitazione, sono stati rinvenuti migliaia di semi di piante medicinali. Di tamerice per curare le ferite, di cardo per il mal di stomaco e di meliloto per le sue virtù coagulanti. Si può supporre che, se erano soprattutto le donne a raccogliere le piante, dovevano conoscerne le proprietà, e non solo quelle alimentari, aromatiche, ma anche quelle medicinali. Quindi la donna potrebbe essere all'origine della medicina. Esperte e con conoscenze preziose, le donne della preistoria sembrano essere pilastri essenziali alla sopravvivenza del gruppo. Come può accordarsi questa affermazione con il ritratto che ci forniscono di sé le famose statuette femminili scoperte nei siti archeologici? Queste 260 veneri sono state scolpite tra i 40.000 e i 14.000 anni fa. La maggior parte rappresenta donne obese con seni pesanti e cadenti, e nulla traspare sul colore della pelle. Lady Sapiens corrispondeva a questi canoni di bellezza? Un primo indizio ce lo fornisce l'analisi genetica. Il DNA fossile rivela che gli uomini e le donne di quel periodo avevano la pelle scura. I primi uomini che arrivano in Europa hanno la pelle nera. C'era da aspettarselo perché l'Homo sapiens proviene dall'Africa. Quindi, quando lascia l'Africa per entrare in Europa, ha la carnagione scura. Ma le popolazioni dell'Europa occidentale rimangono di colore scuro per molto tempo. Siamo arrivati in Europa 40.000 anni fa, ma il DNA antico estratto da individui morti tra i 6.000 e gli 8.000 anni fa ci dice che portavano ancora le varianti genetiche che codificano un colore della pelle scuro. Altre analisi hanno rilevato la presenza del gene HERC2. Dunque, nel Paleolitico, la maggior parte delle persone aveva gli occhi azzurri. Perché gli occhi azzurri? Si pensa sia un fenomeno che ha a che fare con la selezione sessuale. La scelta del partner si basa sulle preferenze. Se il colore chiaro degli occhi diventa più attraente, chi ha quella caratteristica si riprodurrà di più, avrà più discendenti e nel corso delle generazioni questo mutamento si affermerà nella popolazione.
Un altro indizio ci parla della forma del corpo femminile. È stato scoperto in Germania e risale a 40.000 anni fa. A quel tempo, i primi Homo sapiens d'Africa avevano risalito il corso del Danubio. In questa grotta, non lontano dal fiume, il professor Nicolas Conard e la sua squadra hanno scoperto la Venere più antica d'Europa. È stata trovata qui, i pezzi erano molto vicini tra loro, più o meno in questa posizione, alla base dello strato aurignacciano. Scolpita nel lavorio di una zanna di mammut, la statuina misura circa 6 centimetri. L'originale della Venere di Ulfels è conservato nel Museo della Preistoria di Blaubeuren. Ciò che salta all'occhio sin dal primo sguardo sono i caratteri sessuali. Il seno florido e il triangolo del pube sono senza dubbio al centro della rappresentazione. Si nota anche l'assenza di certe caratteristiche, mancano alcune parti del corpo e soprattutto niente testa e niente faccia. Gruppi umani di cacciatori-raccoglitori che conducono uno stile di vita nomade non potrebbero avere questo aspetto fisico. Quindi si tratta di una rappresentazione dell'idea di forza, di fertilità, non realistica. Queste statuette dalle forme generose non rappresentano il fisico tipico delle donne della preistoria. Sono un omaggio alla loro fecondità, al potere di mettere al mondo altre vite. Quelle donne hanno vissuto esperienze intime, sessuali e carnali. Ma come avveniva la scelta del partner? Analizzando il codice genetico di molti fossili del Paleolitico superiore, la professoressa Evelyne Heuer del Musée de l'Homme di Parigi ha scoperto che le donne e gli uomini di allora conoscevano già i rischi della consanguineità. Nelle popolazioni paleolitiche europee non esistono matrimoni incestuosi, cioè non ci sono matrimoni tra fratello e sorella, tra padre e figlio e così via. È un sistema che ha origini antichissime, in atto da molto tempo, e comunque nel Paleolitico è già consolidato. I nostri antenati Homo sapiens erano consapevoli dei pericoli legati alle unioni tra consanguinei. Il nostro sangue ci fornisce informazioni sempre più precise sulla commistione genetica del Paleolitico. Confrontando il codice genetico di più individui, si è in grado di stabilire se appartenevano o meno alla stessa tribù. Per quanto riguarda le migrazioni, sembrerebbe che non ci siano grandi differenze tra uomini e donne. Uomini e donne si sono accoppiati e trasferiti da una tribù all'altra più o meno nella stessa misura. La genetica ci dice che le donne e gli uomini preistorici trovavano i loro compagni al di fuori delle famiglie d'origine, fuori dalle loro tribù. Ma c'è un'altra domanda che interroga gli studiosi della preistoria. Che tipo di conoscenza avevano i nostri antenati sulla riproduzione umana? Gli scienziati hanno sempre pensato che le popolazioni preistoriche avessero preso coscienza del legame tra sessualità e procreazione soltanto 10.000 anni fa, quando hanno cambiato stile di vita diventando allevatori di bestiame. Un sito straordinario con reperti risalenti a 15.000 anni fa nella Francia centrale contribuisce a chiarire meglio la questione. Gli archeologi Geneviève Pinson e Oscar Fuentes, specialisti in incisioni rupestri, sono riusciti a decifrare i messaggi lasciati da queste antiche popolazioni. Al termine di un lungo sentiero nel bosco, alla base di una parete calcarea,
il sito di Rocco-Sourcier custodisce un'opera d'arte eccezionale che dimostra che i nostri antichi progenitori ben conoscevano il legame tra sessualità e procreazione. Eccoci di fronte al pannello delle donne, che ha dato notorietà a Rocco-Sourcier come sito preistorico. È un fregio straordinario, perché ci sono degli animali e poi c'è questo magnifico pannello delle donne. Il sito è considerato la Lascaux della scultura. È unico nel suo genere. Oggi è protetto da una struttura moderna, ma 15.000 anni fa questo affascinante fregio scolpito nel calcare si offriva allo sguardo dei visitatori alla luce del sole. I prati circostanti e la scarsa vegetazione facevano risaltare nella bianchezza della roccia le sculture dipinte con ocra rossa e carbone. Non si tratta di arte nascosta, perché qui siamo all'aperto, a contatto con la natura, alla luce del giorno. Era un'opera accessibile a tutti. Chi ci racconta delle storie? Proprio così. Per Geneviève Pinson e Oscar Fuentes, il pannello rappresenta tre periodi della vita di una donna. La prima scultura ci mostra una donna incinta, riconoscibile dalla linea disegnata sul ventre arrotondato. La seconda è una donna che ha appena partorito, come dimostrano il seno rigoglioso e il sesso ancora dischiuso, espressamente posizionato in una cavità naturale della roccia. La terza figura, senza rotondità manifeste, rappresenta una donna giovane o matura, in grado di procreare perché è associata a due bisonti. Questi bovidi, come le femmine della specie umana, hanno un tempo di gestazione di 9 mesi. Nel pannello delle donne si osserva qualcosa che ha a che vedere con un mito, un concetto atavico. Si è voluto esprimere qualcosa di universale rispetto alla donna ed essenziale per la sopravvivenza del gruppo, ovvero la fecondità. Accanto al pannello delle donne, il pannello degli stambecchi racconta un'altra versione della storia della vita. Il racconto si sviluppa come un fumetto, senza scritte, di immediata comprensione. Non è difficile riconoscere la femmina, il suo cucciolo, il maschio, i maschi e quindi la procreazione. È chiaro che gli uomini del Magdaleniano avevano compreso il legame tra la sessualità e le sue conseguenze, tanto da scolpirlo sulla roccia. Non sorprende che queste popolazioni a stretto contatto con la natura conoscessero bene il ciclo della vita. Ma nel Paleolitico, la nascita era davvero quel momento magico in cui si stabilisce il legame tra una madre e il suo bambino? L'istinto materno è iscritto nei geni dei nostri antenati? Nell'Istituto Max Planck di Lipsia, in Germania, il professor Jean-Jacques Hublin, specialista dell'evoluzione umana, studia i fenomeni biologici e culturali che legano una madre a suo figlio. Lavora in stretta collaborazione con la professoressa Sarah Hurdy, che individua e registra i fattori biologici, sociali e culturali che possono avere influenzato il comportamento umano. I lavori di Sarah Hurdy e di altri antropologi sono molto importanti perché spostano un poco l'attenzione dal progresso tecnico a un tipo di progresso non soltanto sociale, ma soprattutto direi comportamentale. Bisogna capire che l'istinto materno di protezione, di attaccamento, di sostegno nei confronti dei neonati non è una caratteristica esclusiva della specie umana. Esiste un po' ovunque nel mondo animale e risponde a certi meccanismi biologici che sono presenti anche negli esseri umani. Questi meccanismi biologici esistono da milioni di anni e sono l'effetto di un ormone prodotto dalla madre e dal bambino. L'ossitocina favorisce l'attaccamento tra madre e figlio, ma questo fattore biologico è in contrasto con l'ambiente sociale e culturale della madre che, in qualche caso, può cambiare radicalmente il suo comportamento. A seconda delle circostanze e come ultima opzione,
Questo attaccamento può anche essere, se non proprio annullato, diciamo ridotto. E in situazioni estreme possiamo benissimo immaginare che si mettano in funzione certi meccanismi che inducono ad abbandonare il bambino o ad affidarlo ad altri adulti. Così come esiste l'attaccamento, può esserci anche il distacco. Lo studio delle donne cacciatrici e raccoglitrici attuali ci dice che sono in grado di controllare le nascite attraverso l'uso di piante abortive, l'allattamento prolungato che blocca la fertilità o l'astinenza sessuale. Ma se nonostante tutto arriva un neonato, può essere rifiutato per il bene della madre e della tribù. È una decisione che spesso prendono le donne stesse. Le donne Sanna del Kalahari, che partoriscono sole nel deserto senza che nessuno le assista, prendono questa decisione. E certo non la prendono senza dolore. Tuttavia, queste pratiche restano eccezionali. Con la sua conoscenza del ciclo della vita, Lady Sapiens aveva la capacità di controllare il suo destino di madre. Ma allora, siamo in grado di sapere in che modo la donna preistorica si occupava dei bambini? Tramite un nuovo metodo di analisi, sviluppato in un laboratorio della Scuola Normale Superiore di Lione, è possibile valutare la durata dell'allattamento. Per farlo, Vincent Balté esamina i denti fossili, perché conservano la storia della nostra alimentazione. È possibile stabilire la percentuale di latte che ingeriamo nella nostra dieta. Si tratta della firma isotopica del latte e si può riconoscere anche nei fossili. La firma isotopica ci permette di scoprire l'età del bambino nel momento in cui ha iniziato a variare la sua alimentazione e quindi di dedurre la durata dell'allattamento. In uno studio preliminare, Vincent Balté ha analizzato i denti di un Homo erectus vissuto 1,5 milioni di anni fa. Abbiamo trovato le caratteristiche firme del latte fino all'età di 4 anni, il che dimostra che i bambini di Homo erectus erano molto coccolati dai loro genitori. Non abbiamo ancora informazioni dirette riguardo ai bambini del Paleolitico, ma possiamo fare delle ipotesi basandoci sulle osservazioni etnografiche. Nell'Homo sapiens la durata dell'allattamento è più breve rispetto ai nostri antenati Homo erectus. La spiegazione sta nel modo in cui alleviamo i nostri figli. Una delle peculiarità della nostra specie è che, mentre il processo di crescita è molto lungo, l'età dello svezzamento dei piccoli, paradossalmente, tende a diventare sempre più precoce. E ciò è legato a una questione molto semplice, ovvero quando i bambini sono in grado di mangiare cibi solidi, le loro madri possono condividere con altri adulti lo sforzo energetico necessario ad accudire la prole e favorirne lo sviluppo. Questo è ciò che fa di noi umani degli allevatori cooperativi. È un comportamento che ha influito in maniera straordinaria sull'organizzazione dei gruppi umani. Distanziando le gravidanze per poter allevare un solo bambino alla volta, aiutata dal suo gruppo familiare, Lady Sapiens si allontana dal cliché che la vorrebbe dedita esclusivamente alla cura di una prole numerosa. E tra gli aiuti ricevuti, quello offerto dalle nonne occupa un posto davvero speciale. Studiando l'assunzione giornaliera di cibo delle nonne di una tribù di cacciatori e raccoglitori, gli Hadza della Tanzania, Christian Oaks e i suoi collaboratori hanno evidenziato la loro grande importanza sociale. Trascorrevo ore e ore ogni giorno sotto il sole cocente con alcune anziane signore, anche con altre persone, certo, ma soprattutto con le nonne.
occupate in una durissima attività di estrazione di alcuni tuberi commestibili interrati a una profondità di oltre un metro. Si dedicavano a quel lavoro per parecchie ore al giorno, più di chiunque altro. Le nostre osservazioni hanno dimostrato che l'aumento di peso dei bambini svezzati era correlato allo sforzo di approvvigionamento alimentare sostenuto dalle loro nonne. Le donne anziane provvedono alla raccolta di una notevole quantità di cibo, pari a circa il 30% del fabbisogno giornaliero. Questo apporto quotidiano, riservato all'alimentazione dei bambini, favorisce la crescita in buona salute delle generazioni future. Le donne anziane favoriscono in questo modo la fecondità delle più giovani, consentendo loro di partorire un altro figlio senza che il precedente sia lasciato morire di fame. Sono le nonne, infatti, a prendersi cura e a nutrire i bambini più grandi. Le nonne non solo contribuiscono all'alimentazione dei nipoti, ma sono anche un importante veicolo di trasmissione delle conoscenze. Nelle società umane hanno un'importanza fondamentale la condivisione, la ridistribuzione, l'apprendimento, l'innovazione e la trasmissione di queste innovazioni. Ovviamente questa trasmissione richiede del tempo ed è anche un fattore che pesa in termini di selezione naturale, perché in fondo spinge gli esseri umani verso una longevità sempre maggiore. Tra i mammiferi, la specie umana è una delle poche, ce ne sono anche altre, ma pochissime, in cui le femmine, dopo la menopausa, hanno ancora un'aspettativa di vita abbastanza lunga. Perché? Perché sono un vantaggio per il gruppo e per i loro discendenti. Alleggerita dall'unico ruolo di madre nutrice, grazie all'aiuto degli altri membri della tribù, Lady Sapiens rimaneva davvero così attiva. Molti scienziati oggi studiano ed esplorano la distribuzione dei compiti all'interno dei gruppi umani. Gli archeologi ci forniscono numerosi indizi sulla diversità dei ruoli delle donne nella vita quotidiana delle società primitive. Dallo studio di circa 70 popolazioni di cacciatori e raccoglitori, ci siamo resi conto che il tempo dedicato dalle donne al lavoro della raccolta variava a seconda delle esigenze della tribù. Se la caccia fornisce abbastanza selvaggina, ci sarà meno bisogno di raccogliere e quindi le donne potranno dedicarsi ad altre attività. E in questi casi si tratta quasi sempre di attività tecniche. Scoperta nel riparo Castanet, nel sud della Francia, e ora esposta al Museo Nazionale della Preistoria, questa incredibile parure di ornamenti, che risale a 37.000 anni fa, è stata studiata dal professor Randall White. Nel tentativo di ricostruire i gesti necessari a fabbricare gli elementi della collezione, l'archeologo si è fatto un'idea precisa di chi possa averli realizzati. Hanno realizzato una serie di bacchette simili a matite e le hanno suddivise in segmenti, come si può vedere chiaramente qui. Hanno poi assottigliato un'estremità di questi segmenti, lasciando una sorta di bulbo all'altro capo. Infine, usando appositi strumenti, li hanno levigati dandogli questa caratteristica forma che ricorda un cesso. Sono davvero minuscoli. È difficile rispondere con certezza alla domanda chi ha fabbricato questi oggetti. Ho delle mani relativamente normali per un uomo, credo, e non sono in grado di costruire le più piccole di queste perline. Ma la maggior parte delle mie studentesse ci riesce. Questo, secondo me, dà sostegno all'idea che doveva trattarsi di un'attività femminile. L'analisi delle tracce di abrasione sulle perline ci dà alcune indicazioni su come venivano portate. Ciascuna di queste perline era cucita su un indumento forse di pelle, ma non costituiva un ornamento a sé, sarebbe stato quasi invisibile. Immaginiamo le perline disposte lungo uno schema decorativo che le rendeva molto più visibili. Questo non è che un esempio delle straordinarie abilità tecniche delle nostre progenitrici.
Nella Repubblica Ceca, gli scienziati hanno rinvenuto altri straordinari manufatti rimasti nascosti per lungo tempo. Qui, molti siti archeologici hanno restituito centinaia di opere d'arte, tra le più famose del Paleolitico. L'archeopark Pavlov, costruito direttamente sul sito che ospitava un accampamento di cacciatori di mammut, custodisce la magnifica Venere nera di Dolgni Viestonice, prova evidente che i popoli primitivi padroneggiavano appieno l'arte della terracotta. Anni dopo, le loro straordinarie abilità tecniche hanno permesso a Olga Soffer e a Jim Adovasio, due archeologi americani esperti di materiale deperibile, di scoprire queste rare impronte di oggetti di origine vegetale. Queste impronte si sono conservate perché qualche membro di quelle antiche tribù ha impresso nell'argilla una varietà di oggetti e poi ha indurito l'argilla con il calore del fuoco. Osservando al microscopio questi pezzi di terracotta, si notano impronte di fibre intrecciate e anche di nodi. Potrebbero essere parti del rivestimento tessile di un pavimento o brandelli di abiti. In certi casi reti da pesca o borse realizzate dai cacciatori-raccoglitori che vivevano a Viestonice. I ritrovamenti di pietre scheggiate, amigdale e punte di lancia in molti siti archeologici hanno offuscato l'importanza di questo tipo di artigianato. Oltre il 90% dei manufatti prodotti dalle popolazioni di cacciatori-raccoglitori di qualsiasi latitudine, dall'estremo nord alla foresta pluviale tropicale, era fabbricato con materiali deperibili. Questi oggetti, realizzati con fibre vegetali, erano fondamentali per la sopravvivenza dei gruppi umani. E la maggior parte degli oggetti costituiti di materiali deperibili erano fatti dalle donne. Affermazione supportata da prove archeologiche e confronti etnografici con alcune tribù di cacciatori-raccoglitori. Questi modesti frammenti di terracotta rivelano qual era il ruolo principale delle donne nella preistoria. Storicamente, sia in Europa sia in Nord America, abbiamo minimizzato l'importanza della raccolta di vegetali e della caccia a piccoli animali per dare risalto invece all'immagine più spettacolare della caccia alle grandi prede con la lancia. Abbiamo sempre dato per scontato che i maschi adulti, nel pieno delle forze, fossero il fulcro su cui poggiavano le società dell'era glaciale. Ma non è così, non lo è nemmeno la pietra. L'ingegno e il talento di Lady Sapiens hanno permesso ai gruppi umani di migliorare la loro alimentazione, di vestirsi con raffinatezza, di vivere in abitazioni confortevoli e di viaggiare trasportando tutto ciò di cui avevano bisogno. Quasi tutti gli oggetti legati a queste pratiche sono andati perduti, ma c'è qualcosa che ha resistito al passare del tempo. Nel continente eurasiatico, favolosi dipinti adornano le pareti di grotte anche molto estese. È possibile che questi luoghi sotterranei, ritenuti dagli studiosi pericolosi e riservati agli uomini, fossero frequentati anche dalle donne? Oggi la scienza ci permette di sapere chi sono gli artefici di queste opere. Situata nel dipartimento del Lot, la grotta di Peshmerle contiene un gioiello dell'arte paleolitica. Nella vasta sala delle pitture, il pannello dedicato ai cavalli ci dà un saggio delle straordinarie abilità artistiche dei popoli del passato. L'affresco comprende, nella sua composizione, diverse impronte di mani. Ancora oggi gli artisti di numerose tribù di cacciatori e raccoglitori utilizzano le impronte delle mani per firmare le loro opere, quindi la persona che ha impresso l'orma della sua mano attorno ai cavalli potrebbe essere l'autore del dipinto.
La maggioranza delle mani rinvenute nelle grotte paleolitiche sono incomplete, mancano le falangi e quindi è difficile stabilire se si tratti di mani femminili o maschili. È un fatto però che le poche che siamo riusciti a identificare siano quasi tutte mani femminili. Ci sono buone ragioni di credere che gli artisti di questi capolavori fossero donne. L'ipotesi della loro presenza nella grotta è rafforzata da un indizio importante proveniente da un altro sito. Nel 2015 queste impronte sono state identificate come appartenenti a un gruppo di donne. Per comprendere come gli scienziati siano giunti a questo risultato, bisogna spostarsi nel sud della Francia, dove gli studi sono ancora in corso. Nelle gole del fiume Sesse si apre la grotta di Alden. Questa cavità contiene più di 600 impronte che risalgono a 8.000 anni fa. Uno studio recente, condotto da Andreas Pastors dell'Università di Erlangen in Germania, ha sperimentato sul campo un nuovo metodo di indagine con l'aiuto di esperti rilevatori di tracce. Abbiamo chiesto l'aiuto dei tracciatori namibiani perché sono i migliori specialisti nell'interpretazione delle impronte lasciate sia dagli animali che dall'uomo. Per raggiungere la zona archeologica bisogna addentrarsi profondamente nelle viscere della terra. In una galleria situata a 250 metri dall'antico ingresso oggi crollato, gli esperti della Namibia hanno analizzato le orme su circa 30 metri di pavimento. Osservano il pavimento per due ore e mezza ogni giorno. Si spostano, ciascuno nel suo settore, e guardano le impronte. Si tratta di una vera e propria lettura del suolo. In un secondo tempo discutono tra loro e l'ultima fase è quella della restituzione, ovvero della descrizione di quello che hanno visto. Gli esperti di impronte ci dicono quello che non può rivelare l'archeologia, ovvero determinare il sesso dell'individuo e ricostruirne il comportamento. Fanno rivivere una storia. Ridanno vita a queste impronte. All'Università di Erlangen, grazie alla scansione 3D delle impronte, Andreas Pastors ricostruisce i movimenti che i rilevatori di tracce hanno individuato. Su questa proiezione, il percorso fatto da ogni singolo individuo è indicato con un colore diverso. Le orme sul pavimento della galleria corrispondono a quelle di un gruppo di 26 individui, uomini, ma anche donne e bambini. Ognuna racconta una piccola storia. Questa donna all'inizio del percorso ha lasciato una serie di tre impronte, una a destra, una a sinistra e un'altra a destra. Camminava verso l'uscita e qui è accaduto qualcosa di significativo. Ha appoggiato il piede sinistro in diagonale, probabilmente si è aggiustata un carico sulla schiena e poi ha ripreso a camminare. I tracciatori della Namibia dicono che forse sulla schiena poteva avere un bambino. I namibiani, infatti, hanno notato che il numero di impronte di bambini sulla via del ritorno è inferiore a quello rilevato sul tragitto di andata. Un'emergenza deve avere interrotto improvvisamente l'esplorazione della grotta. La loro interpretazione è che gli adulti avessero tanta fretta di uscire da prendersi sulle spalle i bambini per accelerare il passo. La nostra ipotesi era che avessero avuto un problema con l'illuminazione e fossero stati costretti a tornare indietro e uscire dalla grotta. I namibiani sono giunti alla stessa conclusione semplicemente osservando le impronte. Nella preistoria, il regno sotterraneo non era quindi riservato soltanto agli uomini. Anche le donne, dunque, erano in grado di realizzare i magnifici affreschi rinvenuti nelle grotte dipinte di tutto il mondo. La figura della donna preistorica ha molte sfaccettature. È possibile che le sue abilità, le sue conoscenze e il suo talento le abbiano conferito uno status particolare, un potere misterioso. Se la sepoltura della signora del Caviglione ci dà un'idea di quanto le donne potessero essere rispettate, esistono anche altre prove del loro potere simbolico.
Sul sito di Renancourt, nel nord della Francia, sono state scoperte numerose statuette spezzate, vecchie di 27.000 anni. Se il gelo può aver contribuito a frantumarne alcune durante i millenni in cui sono rimaste sepolte, altri frammenti provenienti da statuine diverse sono stati trovati mescolati tra loro. Si sono rotte durante la fabbricazione? Un'altra ipotesi per spiegare la frantumazione delle statue è che possano essere state rotte intenzionalmente, ad esempio durante una pratica rituale. Le statue potrebbero simbolizzare un qualche tipo di credenza. Le popolazioni del Paleolitico attribuivano a queste rappresentazioni femminili un potere spirituale? Quando si parla di potere delle statuette, ci si riferisce a forze in grado di influire sulla maternità, la fecondità, la fertilità e quindi legate alla sopravvivenza del gruppo. Possiamo immaginare che chi ha scolpito queste figure abbia voluto rappresentare donne che hanno partorito più volte, garantendo la continuità della vita, del gruppo e, perché no, anche dell'umanità. La figura femminile è al centro dei primi miti dell'umanità. È la conclusione a cui è giunto il paleoetnologo Boris Valentin studiando un'incisione sita nel cuore della foresta di Fontainebleau, vicino a Parigi. L'opera è stata realizzata al termine di una condotta naturale che ricorda vagamente il canale del parto. Queste tre fessure sono state incise da una mano umana per evidenziare la forma già di per sé evocativa della roccia. Il soffitto bombato suggerisce un ventre fecondo. Le sporgenze in rilievo ai lati del pube ricordano le cosce di una partoriente. Su di esse galoppano due cavalli. Lo stile e la tecnica di incisione, identici a quelli della vulva, permettono di datare l'intera composizione. Questi graffiti hanno 20.000 anni. In caso di forti precipitazioni, l'acqua scorre lungo la fessura centrale, simulando la rottura delle acque poco prima del parto. Per il professor Boris Valentin, questo pube femminile è una rappresentazione dell'origine del mondo in versione paleolitica. Un mito fondatore in cui la donna preistorica non è che l'immagine della grande madre da cui è nato il mondo. Grazie al lavoro svolto dagli archeologi e alla quantità di indizi raccolti, Lady Sapiens ci appare finalmente sotto una nuova luce. La scopriamo cacciatrice, combattiva e potente. La scienza ci dice che padroneggiava molti saperi e abilità. Era rispettata, onorata, venerata, protagonista di una storia che oggi possiamo ricostruire con più sensibilità ed equità. Una storia di donne e uomini uniti da un destino comune di cui siamo eredi.